Buongiorno. Si sente? Sì. Antonella Molinaro, di Cinemio. Per chi mi conosce faccio sempre domande, non ho mai fatto osservazioni, però questa volta sono molto emozionata perché Felice lo sa, io seguo il B-Fest dall'inizio dei tempi. Sei molto preziosa, la documentazione. Infatti, la documentazione, registro sempre tutto. E i Fratelli Taviani per me sono stati, cioè, un esempio. Io ho avuto la fortuna di intervistarli al Teatro Margherita, al Teatro Cursa. Cursa, il primo e il secondo anno. E ho notato da giovane, appunto, diciamo, che si approccia al cinema, quanto fossero uniti e quanto fossero non solo professionali, ma umili, molto umili. E ricordo anche quando Paolo è venuto qui con Lina Nerli, Tali Italiani, da solo perché Vittorio non stava bene, e già allora Paolo si sentiva a metà. Questa è stata la mia impressione di, diciamo, spettatrice. Quindi capisco benissimo quanto abbia sofferto la sua mancanza. E quindi niente, era solo un'osservazione. Per una volta non ho, infatti mi dicevano, dimmi che domanda devi fare. Non ho nessuna domanda da fare, sono molto emozionata, sono contenta di questo tributo perché sono stati due personaggi importanti. È perfetta la considerazione che hai fatto sul sentirsi a metà, perché non era prevista la presenza di Lina Nerli, era l'incontro solo con Paolo nel programma che avevamo preparato insieme, d'accordo con lui. Quando poi è arrivato qui, accompagnato come era sempre avveniva, anche da Lina, la sua moglie, più raramente veniva la moglie di Vittorio, sono venuti tante volte. Lui volle, all'ultimo minuto mi disse, ma perché lo devo fare da solo? Viene anche Lina. Era in qualche modo, non era una sostituzione ovviamente di Vittorio, ma era per non sentirsi solo una metà. Questa è stata anche una scelta. Infatti ci sono delle immagini che tu hai anche riportato, dove c'è da una parte Lina, dall'altra c'è Vittorio e in mezzo c'è il moderatore dell'incontro, che forse eri tu, mi pare di ricordare. Insomma, c'è questa dimensione non tanto del doppio quanto della metà. Mi dispiace anche che i ragazzi siano andati via, perché spesso questo tipo di incontro serve, basta un minimo di curiosità. Hanno visto il film, però è già molto. È già molto, sì, che vengono. No, l'hanno visto senza veramente, io non ho sentito volare una mosca. No, prima do un altro consiglio, facevi riferimento alla volta che erano venuti quando ancora eravamo al Cursa. Su YouTube potete trovare, non so se per intero, io non lo vedo più da secoli, quella chiacchierata con Paolo e Vittorio, anche lì un po' come sul set, alle domande, a una domanda risponde Paolo, a una domanda risponde Vittorio, no? Cioè, sempre c'è stata questa equità, ma non solo nel caso di questa registrazione, sempre, tutte le volte che ognuno di noi ha avuto occasione di intervistarlo. E lì ci sono dei racconti molto divertenti, credo, se è la versione integrale di quando poi su un uovo da bruciare Vittorio a un certo punto si lancia fisicamente contro Gian Maria Volonté, però se c'è andate a vedere, è inutile che lo racconto io, viene meno bene.